Questo tema stasera lo trattiamo con Cristina Morra, che dedica da anni la sua attenzione, le sue ricerche, i suoi studi a queste tematiche. Un contributo particolare di sensibilizzazione e di riflessione Cristina lo sta dando attraverso i numerosi libri che ella ha scritto e soprattutto attraverso i libri Il pianeta squilibrato e l'agricoltura nel mondo. Io qui ho il compito di introdurre il tema, mi limiterò perciò ad alcune considerazioni. Diamo la parola a Vittorio Emanuele Esposito per la sua relazione La cultura al servizio di un nuovo modello di sviluppo. Viviamo in un mondo contraddittorio, un mondo che da sotto molti aspetti sembra aver realizzato il sogno illuministico della cosmopoli, di un mondo unito nella comune volontà di pace, di progresso, di prosperità per tutti, ma è un mondo che non riesce a garantire appunto queste condizioni. E perché? E qui le ragioni sono economiche e politiche, cioè il fatto che l'ideologia che ha predominato, che è diventata assolutamente preminente nel mondo dopo la fine dei due blocchi, insomma, è stata appunto, come diceva Maurizio, l'ideologia neoliberista, la scuola di Chicago, Milton Friedman, che fece le sue prime esperienze nel Cile di Pinochet e che poi fu adottata da Reagan e da Margaret Thatcher e da lì esportata a tutta quanta l'Europa. Allora risparmiare per investire dove? Nella scuola, nell'istruzione, nella sanità, nella prevenzione, nel riassetto territoriale, che è un problema di cui tutti i governi da un po' di tempo si riempiono la bocca e poi non fanno niente, insomma, non possono destinare che risorse esigue a risanare appunto un territorio così guastato. Appunto il terzo settore che cos'è? Si colloca tra il primo e il secondo, cioè tra lo Stato e il mercato, ed è in parte la soluzione ai problemi che venivano citati poc'anzi sia dal senatore Mesoraca sia dal preside Esposito, e cioè è quella concezione che mette in crisi, quel gradino che mette in crisi il meccanismo di natura economica dell'individualismo. Il terzo settore oggi è, molti di voi lo sanno, molti di noi hanno partecipato, ad esempio quel grande movimento che in Italia ha dato vita ai referendum sull'acqua e che hanno consentito di bloccare quelle devastanti operazioni di privatizzazione dell'acqua, così come a quel punto parliamo di cibo, sì, nutrizione, che è l'elemento fondamentale. Quel mondo lì, quella realtà lì è tutta inquadrata, identificata in questo pezzo di realtà che viene chiamato appunto terzo settore e mondo no profit. Alle sirene del neoliberismo hanno ceduto tutte le realtà e tutti gli orientamenti politico-culturali, dalla destra alla sinistra, dal socialismo al liberalismo classico. E mi fa piacere che in un contesto del genere, dopo 15 anni, finalmente riusciamo a definire, a declinare il neoliberismo come una delle teorie economiche che ha massacrato e distrutto il welfare state, che è quello di cui noi come terzo settore ci occupiamo. Io vi voglio solo avviare a concludere raccontandovi un episodio, perché penso che, come dire, a me piace definire il terzo settore come il passaggio dalla teoria alla pratica politica. In Grecia, ad Atene, in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, si è ricomposta la frattura che ha permesso al neoliberismo di imperare e di distruggere le nostre vite e le nostre vite, cioè ricomporre e smettere con l'autonomia del sociale e del politico e ricomporre in un unicum l'attività sociale e l'attività politica. E io penso che questo sia il percorso che il terzo settore in tutta l'Europa deve fare e dovrà fare appunto per rivoluzionare la democrazia in Italia e in Europa. Grazie. Il rapporto cibo-popolazione povertà nel mondo nel quadro degli squilibri planetari è stato un titolo sofferto, concordato con il professor Mesoraca, perché si doveva aggiustare il tiro, perché erano tante le cose che si potevano dire.
E allora è stato scelto questo per un semplice motivo, perché ci stiamo avvicinando all'Expo di Milano. E quindi, come è stato notato anche dai giornalisti qui che hanno fatto le interviste, dice, il tema è molto attuale e questo tema si può inquadrare solamente nell'ambito più vasto degli squilibri del mondo. Prima di entrare in dettaglio su questi argomenti, c'ho soltanto una nota dolente da mettere in evidenza. Cioè, qui c'è un solo giovane, mi pare. Non ci sono gli studenti del liceo, cioè, ma non è un incontro con i ragazzi, d'accordo. Però il problema, forse dovremmo cercare di colmarlo, non soltanto a Crotone, ma anche in altre città, perché bisogna trattare con i ragazzi queste cose di pianeta e quindi parlare della sostenibilità delle produzioni del cibo agricole e di allevamento, con un rischio. Anche questo lo dicevo ai giornalisti poco fa. Il rischio è che si parli molto di alimentazione come diete, come equilibrio sano del corpo e della mente, nutrendosi bene, come giustissima reclame di aziende valide, di agriturismi, i padiglioni italiani con tutte le regioni, i padiglioni stranieri, ho visto a Roma. All'altare della patria ci sono degli esempi di già di come discorrando le cose alcuni paesi ospiti, sarà una bellissima vetrina, poi ci saranno i balletti, poi ci saranno gli assaggi, poi ci saranno tutte queste belle cose e si arricchiranno molti imprenditori sulla pelle dei poveri del mondo. Questa preoccupazione di... Ma che cos'è la fame? Allora, immediatamente noi possiamo vedere che di fame ce ne sono tre. C'è la fame acuta, la fame cronica e la fame occulta. Lezione che si faceva ai ragazzi a scuola, che era Gervini allevato, va bene. Allora, la fame acuta è quella di cui si parla sempre, i giornali, la televisione. Quindi, carestie, guerre, epidemie, sopraffazioni di una popolazione sull'altra, mancanza di comunicazioni, cibo che marcisce e non viene distribuito nei villaggi poveri, siccità, inondazioni, le cose più impensate, di cui si dà la responsabilità alla natura, pensando che sono eventi eccezionali di aridità o di eccessive piogge, dove invece bisogna vedere, perché nel libro del pianeta spiritato c'è scritto calamità sovrannaturali, punto interrogativo, di quanto sono responsabilità dell'uomo, primo rinvio. Ma non è questo il punto, come si dice, sono le guerre, peggio per loro, eccetera, eccetera. E no, questa è solo la punta dell'iceberg. Questa è una cosa che gli si può anche venire incontro con gli aiuti internazionali, ammesso due cose, che vengano distribuiti bene nei territori, e non succede perché non ci sono strade e comunicazioni, e che non vada il 90% nelle tasche dei loro politici, e che sarebbe l'altro problema. Ma la cosa di cui noi ci vogliamo occupare è la fame cronica. E la fame cronica è quello che è stato detto poco fa, prima di me. Cioè, le persone che non hanno la quantità di calorie sufficienti per l'organismo e che è il circolo vizioso che li porta alla debolezza, alla vulnerabilità con le malattie, alla possibilità di impegnarsi mentalmente e materialmente nella attività lavorativa, e sono quindi le persone che si trovano in questa situazione di carenza nutritiva, quantitativa e qualitativa. E quando vado nel discorso della carenza qualitativa, entro nel terzo tipo di fame, che è la fame occulta, cioè riempirsi la pancia ma non avere gli elementi nutritivi fondamentali. Ma io voglio richiamare l'attenzione sul rapporto cibo-popolazione, che è la prima parte del nostro tema. Qui è stato già detto che fino a poco tempo fa 6 miliardi, sui 7 miliardi, tra poco diventiamo 9 miliardi. Se diventiamo tra poco nel 2030,
9 miliardi, come faremo a sfumare questa popolazione? Ce la faremo? Allora, da questo punto di vista, la problematica è stata affrontata addirittura da scrittori arabi del Medioevo, che hanno cominciato a chiedersi se c'era una relazione tra crescita della popolazione e produzione di cibo. Ma tutti sanno che storicamente bisogna arrivare alla fine del Settecento perché lo scozzese Malthus affronti il problema nel suo famoso saggio sul principio di popolazione del 1798. Ora Malthus era molto pessimista. Il Malthus diceva che mentre la popolazione cresce in progressione geometrica, la produzione agricola aumenta in progressione aritmetica. Quindi molto più lentamente, quindi una sproporzione. Quindi non vi preoccupate che tra qualche decennio la cosa si risolverà perché si morirà di fame, la popolazione si ridurrà e con la fame verranno le crisi e le epidemie. Il povero Malthus è stato distrattato perché la realtà storico-economica successiva si è rivelata il contrario di quello che prevedeva lui. Cioè, guarda caso, mentre lui scriveva questo, si stava già verificando, si è già verificata una rivoluzione in Inghilterra e se ne stava verificando un'altra che ha cambiato il mondo. La rivoluzione che si era verificata in Inghilterra e che non viene studiata bene nelle scuole se non da bravissimi colleghi di storia, è la rivoluzione agraria del Settecento. E le cause nella scoperta delle leguminose, nell'aumento della resa unitaria dei terreni, grazie alla scoperta fatta delle fiandre applicata in Inghilterra da Lord Township, e quindi la produzione enorme alimentare e il cambiamento dall'allevamento ovino alle farms, all'allevamento moderno dei bovini da latte e alla enorme produzione alimentare che fece crollare in poco tempo la mortalità in Inghilterra, da cui la fuga dalle campagne e quindi l'afflusso in città di manodopera disposta a tutto, manodopera disposta a tutto che fu all'origine dello sviluppo, insieme al marchingegno fondamentale di pensare come fare a produrre tessuti, a produrre attrezzi agricoli, a produrre qualche cosa per una produzione accelerata, e quindi le invenzioni e le scoperte. La rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale inglese è figlia della rivoluzione agraria. Se non ci fosse stata la rivoluzione agraria e l'esplosione demografica in Inghilterra, sarebbero continuate le produzioni artigianali tradizionali del Medioevo. Però di fronte a questa crescita enorme della popolazione in pochi anni, qualcuno si è chiesto, ma non è per caso che poi Malthus non avesse tutti i torti? Perché ora stanno succedendo altre cose, cioè sta succedendo non solo, è stato detto e ripetuto, che una parte della produzione agricola non va per l'alimentazione umana, va per l'alimentazione animale, ma l'alimentazione con la carne distrugge l'ambiente, rovina i suoli, impoverisce più di suoli, altera il clima, e per produrre una bistecchina noi danneggiamo e sottraiamo spazio alla produzione invece di proteine vegetali, di cereali, di legumi, che invece potrebbero sfamare. Allora, su questa cosa ne parlano tantissimo gli ambientalisti. Poi è venuto fuori il discorso della benzina che finisce, il discorso del petrolio, il discorso dei biocarburanti. Prima si è cominciato a dire facciamo i biocarburanti dai residui della carne da zucchero, dai residui di certe piante. Poi siamo passati dalla ventina d'aria a questa parte a fare il rovescio, a sottrarre spazio per la produzione di queste cose. E quello che stanno facendo in Africa le multinazionali, lo trovate nel libro questo qua, quello che stanno facendo in Africa per togliere i terreni ai piccoli contadini, appropriarsene con quattro soldi
e mettere la produzione di biocarburanti o di mangimi per gli animali, voi non ne avete idea. Mentre nel discorso delle medicine, nel discorso quindi delle multinazionali che stanno finanziando la produzione di medicinali cari, c'è la raccolta firme proprio in corso, è arrivata alla mail su Avaz, perché l'India, che produce a basso prezzo e bene dei prodotti medicinali per le malattie più importanti, hanno detto che non li deve fare più perché in nome del neoliberismo, della World Trade Organization, deve comprare quelli brevettati. Allora, adesso andrà Obama in India, no? Allora l'India ha chiesto se per piacere, quando viene il presidente Obama con una raccolta di firme mondiali, può l'India e altri paesi capaci di farlo continuare a produrre farmaci a basso costo, perché addirittura si stanno prendendo dei principi sia nutritivi sia sanitari dalla foresta amazzonica, cose che gli indios oppure dei contadini di altri paesi fanno in maniera molto semplice come rimedi naturali, le stanno brevettando e poi li costringono a comprarli brevettati, no? E allora la povertà come circolo vizioso, però vediamo un attimo, dice no, va bene, ma noi l'abbiamo la ricetta. Abbiamo la ricetta, perché la ricetta sta nella rivoluzione verde. Ci piace che non ci sono i ragazzi qua, ma la rivoluzione verde è una cosa molto diversa dalla rivoluzione agraria. Cioè, mentre la rivoluzione agraria del Settecento è stata un modo diverso di produrre, con tecniche scientifiche e possibilità quindi di aumentare i rendimenti, ma seguendo le regole della natura, la rivoluzione verde invece è una cosa inventata nei laboratori scientifici delle università e delle grandi aziende di produzione. La rivoluzione verde è nata in America, è nata in America negli anni 30. E la rivoluzione verde è quella che ha detto, va bene, ma noi sfruttiamo solo una buona agricoltura intensiva, facciamo cibo chimici, facciamo irrigazione artificiale, facciamo selezione delle sementi e produciamo quantità enormi. Beh, il risultato lo ha detto John Steinbeck del romanzo Furore, il romanzo Furore della famosa Route 66, che è una strada che era diventata patrimonio dell'umanità, che va verso la California, in cui Steinbeck racconta di questa famiglia di agricoltori dei Great Plains, delle grandi pianure centrali degli Stati Uniti, che si trovarono con le dust wall, le tazze di polvere, il suolo spossato era diventato polvere. Allora dicevamo, che ha fatto la rivoluzione verde? Ha cominciato a selezionare animali e piante con produzioni mirate al mercato, ma in senso buono. Dice, io faccio il maiale magro, io faccio il riso ad alta resa, io faccio il grano nano che si può raccogliere in un attimo con le falciatrici, e una spiga contiene il decupro dei chicchi delle spighe tradizionali. Infatti c'è Richard Rice, che ha avuto il premio Nobel per la pace, e ha avuto il premio Nobel perché è stato tanto bravo da fare questo grano nano. Allora hanno detto, ma copiateci, vi esportiamo noi queste sementi, e l'India l'ha copiata. Allora l'India, dagli anni 70, nel Punjab e in tutta la zona delle grandi aziende del nord, ha messo il grano nano di Rice. E questo grano nano e altre cose bisogna di molta acqua, e quindi giù a consumare la falda freatura, ha bisogno di molti canali irrigui e giù a fare tanti lavori e tante cose per preparare il terreno. L'acqua dolce sulla terra è il 2,5% dell'acqua del pianeta, perché il resto è salato. Di questo 2,5%, attenzione, posto pari a 100 l'acqua dolce, il 68,7% di questa piccola parte dolce è negli acciai, 30% nelle falde freatiche profonde e lo 0,8% nel suolo permanentemente gelato
dell'estremo nord del permafrost, quindi inutilizzabile. Che cosa si resta di acqua dolce utilizzabile? Lo 0,4% dell'acqua dolce del pianeta è sfruttabile per usi civili, agricoli e industriali. Un momento. E in che percentuale viene usata? Quindi questo 0,4%, la parte maggiore, la parte del leone, la fa l'irrigazione. Poi l'industria e in ultimo gli usi civili. Quest'acqua poi viene inquinata, problema di inquinamento, equilibri del pianeta, eccetera, eccetera. Un'altra parte ancora sta diminuendo perché c'è un inaridimento del pianeta con il global warming, con il surriscaldamento. Non ci sta niente da fare. È vero che piove di più in certi periodi, in certe zone, in maniera anomala, ma l'aumento della temperatura porterà sempre più a questi squilibri pluviometrici, ma porta anche a un allargamento delle aree desertiche, per cui si prevede che con il riscaldamento del pianeta una parte del Canada e della Siberia diventeranno produttive, mi fa piacere per loro, ma della Sicilia interna, della Grecia interna, della Spagna interna sorgeranno dei veri e propri deserti. Però un'altra cosa importante che appunto non è stata ancora detta è il discorso, ma di chi è l'acqua? Il discorso è di chi è l'acqua sul piano dei rapporti tra stati e dei rapporti tra le persone che ne devono fruire nell'interno di un paese. Allora, il discorso che l'acqua è di tutti l'ha fatto l'Unione Europea, questa bistrattata Unione Europea che sta sbagliando tutto per colpa della prevalenza della finanza, della mancanza dell'Europa politica e per il discorso del rigore e per il discorso di essersi scordata Keynes, tutte queste cose che avete detto. Ma l'Unione Europea ha fatto la Carta Europea dell'Acqua e questa Carta Europea dell'Acqua l'ha fatta un professore dell'Università Belga di Lovanio. Ma il professore dell'Università Belga di Lovanio si chiama Riccardo Petrella e non mi pare tanto belga il cognome. Riccardo Petrella, meridionale d'origine, grande professore a Lovanio. E quindi praticamente di chi è l'acqua? Voi potete trovare un articolo di Giorgio Nebbia, giornalista famoso che scrive sulla rivista di Geografi, il quale dice praticamente due cose: che l'utilizzo dell'acqua va regolamentato a seconda dei bacini geografici, dei fiumi e dei loro affluenti, con accordi tra gli enti territoriali che sono a monte e che sono a valle del bacino geografico di un corso d'acqua, altrimenti non ha senso. Fatto questo, parla di incontri internazionali, abbiamo parlato di questo, quindi di accordi tra stati, altrimenti andremo verso quello dell'acqua. Se gli squilibri ambientali e gli squilibri nord-sud sono due facce di un unico problema, cioè di un sistema economico sbagliato che ha a monte quegli aspetti negativi che voi avete detto, e il problema diventa etico, filosofico e quindi poi diventa politico e giuridico. Bisogna creare degli organismi sovranazionali e quindi è una cosa fondamentale in tutti i campi, nel discorso dell'ambiente, nel discorso dei diritti umani, nel discorso delle risorse, eccetera. Seconda cosa, l'apporto personale dei singoli è quello della, di una decrescita, cioè di una produzione, di un consumo sostenibili che vadano a vantaggio di tutti con una sobrietà e soprattutto la globalizzazione della solidarietà. Ma la globalizzazione della solidarietà ci sta dando dentro Papa Bergoglio tantissimo, ma guarda caso della globalizzazione della solidarietà se ne è cominciato a parlare con il forum di Johannesburg all'inizio del millennio, con le Nazioni Unite, con le varie conferenze dell'ONU che si studiavano con i ragionieri e che hanno parlato di questo e col concetto di sviluppo umano integrale, che è uno sviluppo economico, sociale, sostenibile dal pianeta e di valorizzazione delle persone. E allora dobbiamo andare verso questo. E allora il problema torna a spostare verso il mondo della cultura, il mondo dell'istruzione, il mondo massmediale che abbiamo.